Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno carissimi amici, ben trovati. Iniziamo la nostra giornata e vogliamo chiedere alla Mamma Celeste di venire nel nostro cuore e insieme con lei chiediamo allo Spirito Santo, vieni Santo Spirito, riempi i nostri cuori. E accendili con il fuoco del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ieri abbiamo visto che il vero pane, che è il pane di cui abbiamo veramente bisogno, che sazia la nostra fame più profonda che abbiamo nel cuore, non è una cosa, ma è una persona. Quando una persona è come un dono, allora questo è il vero pane. E ciascuno di noi può essere dono per gli altri e diventare pane per gli altri. Ascoltiamo allora il Vangelo di oggi che parte proprio dall'ultimo versetto del Vangelo di ieri, dalla voce di Claudio. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù alla folla: Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Vi ho detto però che voi mi avete visto eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori perché sono disceso dal cielo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù ha davanti questa folla che aveva attraversato il mare per seguirlo e sull'altra riva è stata saziata con i pani moltiplicati. Poi ha riattraversato il mare per raggiungere Gesù a Cafarnao. Gesù dice: Voi mi avete visto eppure non credete. Cioè mi avete visto anche ciò che io ho fatto, i segni che ho fatto, ma non avete visto dentro questi segni. Vi siete fermati al pane che riempie la pancia. Quindi mi avete visto eppure non credete. Allora qui vediamo già subito che ci sono tre verbi importantissimi in questo Vangelo: venire, vedere, credere. La folla è andata, quindi è venuta verso Gesù, ha visto Gesù e i suoi segni, ma si è fermata lì, non ha creduto. Mentre la cosa importante è arrivare anche al terzo passaggio. Infatti alla fine dice, questa infatti è la volontà del Padre mio che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Allora vediamo questi tre verbi uno a uno. Venire a Gesù. Dirà nel Vangelo di domani Gesù, nessuno viene a me se il Padre non lo attira. Quindi è il Padre che mette
questa attrazione verso Gesù. Il Padre cerca di portare tutti verso Gesù, se ci lasciamo portare. Come fa a mettere questa attrazione? Potrebbe essere il desiderio, ma quel desiderio forte che arde nel cuore come fame, come sete. Potrebbe essere anche l'inquietudine, di cui parla Sant'Agostino. Potrebbe essere anche tantissime cose, ma è il Padre che, sapendo che la salvezza la riceviamo attraverso il Figlio, deve trovare il modo per mandarci da Lui, perché noi veniamo a Lui. È bellissimo vedere anche quella frase, sentire quella frase dei greci: vogliamo vedere Gesù. Ecco, allora proviamo ad ascoltare dentro e sentiremo una grande forza di attrazione verso Gesù. Non resistiamo. Lasciamoci portare, assecondiamo questa forza di attrazione. È il Padre che ce la mette dentro. Secondo verbo, vedere. E chi è venuto a Gesù, che cosa può vedere? Che cosa mostra il Figlio? Mostra l'amore del Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre, dirà. E allora abbiamo bisogno di vedere. Mettiamoci, per esempio, davanti al crocifisso e apriamo gli occhi. Oppure mettiamoci anche davanti alla creazione e apriamo gli occhi. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Apriamo gli occhi, quelli del cuore però, E allora potremo arrivare al terzo passaggio, il credere, perché quando il cuore si apre, riconosce l'amore in tutto ciò che vede. Soltanto quando il cuore si apre, sa leggere l'amore. Quindi accogliamolo questo Gesù, ma non per i miracoli che ci dà. Accogliamolo per quello che è, il volto del Padre, l'abbraccio del Padre. Dirà: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Sazia la fame, estingue la sete. Perché io non mi sazio di cose che ricevo, ma del dono di una persona, del dono che una persona è per me. La persona, ricordiamolo dal Vangelo di ieri, è la persona, come dono, il vero pane. E qui abbiamo anche, allora, come risultato finale, la vita eterna, la risurrezione. Questa è la vita eterna. Che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Credendo, aprendo il cuore, riconoscendo questo amore, rimanendo in questo abbraccio, noi conosciamo proprio nell'intimità questo amore che è la nostra vita eterna. Preghiamo. Vieni Gesù, riempimi di te, ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore, donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami Gesù, fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù, grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono. Vieni da me che io vengo da te. E siamo una cosa sola, amore, misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi. E col tuo spirito. Per intercessione della Mamma Celeste vi liberi da ogni male dell'anima e del corpo e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Amen.